figlio lo prendiamo davanti al Signore e noi preghiamo insieme e ci impegniamo a stare vicino loro nel corso del cammino della vita. Perché come tutte le coppie indistintamente avranno i loro momenti difficili. Non riduciamo questo sacramento a quel sentimentalismo che spesso lascia molto a desiderare, per cui alla fine le parole spiaccicate si dissolvono in bolle di sapone. L'amore è molto più che un sentimento, i sentimenti sono intermittenti. Amare significa uscire da se stessi, significa desiderare il bene di lui e di lei, significa vincere l'egoismo e significa soprattutto capire che abbiamo un destino comune e che quindi tu avrai bisogno di lui e tu avrai bisogno di lei. From this tonight.